Benvenuti in questa pratica di Forest Yoga. Io sono Lucrezia e oggi faremo una pratica dedicata al attraversare le sfide con grazia e con il respiro. Troviamo una posizione seduta, comoda, con la schiena dritta. Apriamo bene le spalle, rilassiamo il viso e allunghiamo la colonna. Portiamo consapevolezza al respiro, sentiamo l'aria che entra e che esce attraverso le narici. E portiamo consapevolezza a quel punto del corpo in cui il respiro fa fatica a fluire. Porta la tua attenzione proprio qui, in questo punto, e respiraci. Il respiro per tutta la durata della pratica sarà il respiro Ujjayi. Fai ora un'inspirazione profonda ed espirando riapri gli occhi. Ci prepariamo a lavorare con le nostre mani, quindi distendiamo il braccio sinistro, apriamo bene tutte le dita della mano al massimo delle nostre possibilità e con la mano destra afferriamo il mignolo sinistro. Tiriamo bene il dito verso di noi e rilasciamo. Inspira, afferra l'anulare ed espirando tira bene verso di te e allo stesso tempo allarga bene tutte le dita. E di nuovo rilascia, afferra il medio, tira bene il dito verso di te e rilascia. Afferra l'indice, respira e rilascia. Afferra il pollice, tira bene, apri le altre dita, dai una piccola scossa al polso e rilascia. Ascolta la differenza tra un lato e l'altro, senti le tue mani. E ora lavoriamo con la mano destra. Distendiamo il braccio destro, dita della mano bene aperte che puntano verso il basso. Con la mano sinistra afferra il mignolo destro, tira bene il dito verso di te e apri tutte le altre dita. E rilassa, afferra l'anulare, tira bene e rilassa. Afferra il medio, tira e rilascia. Afferra l'indice, apri le altre dita, senti il palmo che si espande e rilascia. Afferra il pollice, tira bene. Dai una piccola scossa e rilascia. Senti le mani bene attivate in questo momento. Chiudi gli occhi, allunga la colonna e ci prepariamo per una breve respirazione. Inspiriamo finché siamo comodi. Tratteniamo finché siamo comodi. Ed espiriamo svuotando i polmoni. Continuiamo così con il nostro ritmo. Tieni e poi lasci andare espirando. E ancora inspira finché sei comodo. Trattieni e poi espiri. E ancora una volta inspira, trattieni e espira. Fai ora un'inspirazione profonda ed espirando riapriamo gli occhi, rilasciamo la posizione delle gambe, portiamo la tibia destra al pavimento, tibia sinistra sopra la tibia destra. I piedi sono a martello con le dita bene aperte. Se il ginocchio sinistro rimane sollevato, utilizza un mattoncino o una coperta e porta il supporto tra ginocchio e piede in modo da avere le anche ben stabili. Altrimenti lascia piano piano scendere il ginocchio verso la caviglia. Fai ora un'inspirazione profonda, ti allunghi verso l'alto ed espirando ricerca l'allungamento in avanti. Mani a terra, arriva dove puoi, rilassa collo e testa. I glutei sono entrambi al pavimento. Inspira nella parte bassa della schiena, espira, rilassa le spalle. Inspira nella parte media della schiena. Espira, rilassa le ginocchia che scendono verso il basso. E ancora inspira nella parte alta della schiena. Espira, rilassa collo e testa. Con l'aiuto delle mani piano piano risollevi il busto. Inspira, ti allunghi verso l'alto. Ruota con il busto verso destra. Variante semplice, le mani toccano terra e rilassi poi collo e testa.
Se invece oggi ti senti particolarmente flessibile e vuoi sperimentare, braccio sinistro sotto la pianta del piede sinistro, fai un pugno con la mano sinistra, avvolgi con la mano destra, rilassa completamente collo e testa e allontana il petto dalle mani e teniamo la posizione. Siamo in torsione, attraverso le torsioni buttiamo fuori al massimo le nostre tossine fisiche. Ancora un respiro qui. E lentamente sciogliamo, ci risolleviamo e cambiamo lato. Portiamo la tibia sinistra al pavimento, tibia destra sopra la tibia sinistra, piedi attivi. Oppure utilizzi, se il ginocchio rimane sollevato, utilizzi un mattoncino tra ginocchio destro e piede sinistro. Scegli tu. Le anche sono ben allineate, quindi inspiriamo, ci allunghiamo verso l'alto. Espiriamo, ricerchiamo l'allungamento in avanti, lasciamo andare le mani a terra, rilassiamo collo e testa e teniamo la posizione. Ad ogni inspirazione sentiamo l'allungamento della colonna, lo spazio che crei, e ad ogni espirazione sentiamo come possiamo rilassare il nostro corpo, le nostre tensioni e lasciarle andare. Con l'aiuto delle mani piano piano di nuovo ti risollevi, inspira, ti allunghi verso l'alto. Allineati verso, gira ruota il busto verso sinistra, ti allunghi verso l'alto ed espirando di nuovo mani a terra, rilassa collo e testa. Oppure braccio destro sotto la pianta del piede destro, fai un pugno con la mano destra, avvolgi con la sinistra, rilassa collo e testa e allontana il petto dalle mani. Teniamo la posizione, respiriamo. Ancora un respiro qui e lentamente scendiamo, ci risolleviamo, ci portiamo sulla schiena e ci prepariamo per lavorare con l'addome. Quindi portiamo la schiena al pavimento, intrecciamo le dita delle mani e le portiamo dietro la nuca, solleviamo i nostri piedi da terra. Piedi più in basso rispetto alle ginocchia, ginocchia in linea con le caviglie. Inspiriamo profondamente, tratteniamo il respiro, saliamo con la testa, il collo, le spalle, spingiamo l'ombelico verso la colonna, il coccige verso l'alto, stendiamo la gamba sinistra in avanti, con i gomiti andiamo in direzione della coscia destra, spingi bene la bassa schiena verso terra e torna al centro senza appoggiare le spalle al pavimento. Di nuovo. Ombelico verso terra, coccige verso l'alto, stendo la gamba destra in avanti, gomiti in direzione della coscia sinistra. Spingo l'ombelico verso terra, salgo bene con le spalle e di nuovo torno al centro. Ombelico verso terra, coccige verso l'alto, le spalle rimangono su. Distendo la gamba sinistra in avanti, il piede attivo, le dita bene aperte e i gomiti vanno in direzione della coscia destra. Di nuovo torno al centro, ombelico verso terra, coccige verso l'alto, stendo la gamba destra in avanti, gomiti in direzione della coscia sinistra. Spingo bene la bassa schiena verso terra e creo spazio nell'anca destra. Torno al centro, ombelico verso terra, coccige verso l'alto, stendo la gamba sinistra in avanti, gomiti in direzione della coscia destra, salgo bene con le spalle, attivo bene i piedi e di nuovo torno al centro, ombelico verso terra, coccige verso l'alto, stendo la gamba destra in avanti, gomiti in direzione della coscia sinistra e di nuovo torno al centro, lascio andare i piedi, le spalle, il collo, la testa a terra, unisco le piante dei piedi tra di loro, porto le mani sull'addome e sento il calore, l'energia che ho creato in questo punto del corpo e respiro qui. Respiro Ujjayi. Ora lentamente sciolgo, riporto le piante dei piedi a terra e ci prepariamo per il ponte. Entriamo nella variante con le caviglie incrociate, quindi portiamo la nostra caviglia destra, piede destro, oltre il piede sinistro, quindi le caviglie sono incrociate. Le braccia sono distese ai lati del corpo, con i palmi delle mani rivolti verso la terra. Attivo bene il sacro e mi sollevo con il bacino verso l'alto. E tengo la posizione, senti i glutei che lavorano, le gambe lavorano, ad ogni inspirazione sento che posso andare un pochino più in alto. Respiro. Ancora un respiro qui.
e lentamente scendo una vertebra alla volta, partendo dalla parte alta della schiena, riporto la colonna verso il pavimento. Sciolgo in posizione delle gambe, cambio lato, caviglia sinistra oltre la caviglia destra, piante dei piedi a terra, piedi attivi, inspira e sali verso l'alto con il bacino. Senti il torace che si espande verticalmente e lateralmente. Il mento è fisso nella fossetta clavicolare e ad ogni inspirazione senti che puoi salire un pochino di più. Ancora un respiro qui e lentamente, con controllo, scendo. Sciolgo la posizione delle gambe, porto la caviglia sinistra sopra il ginocchio destro, piedi attivi. E da qui inspiro e di nuovo salgo con il bacino verso l'alto. Spingo le anche verso il cielo, ginocchio sinistro verso la terra. Respiro nell'anca sinistra. Tengo la posizione. Ancora un respiro qui. E di nuovo scendo. Riporto la schiena a terra, porto il braccio sinistro tra le due gambe e porto le gambe verso il petto. Intreccio le dita delle mani davanti alla tibia, se è troppo davanti alla tibia, sotto la coscia e spingo le gambe verso il busto. Allungo bene la colonna ed espirando lentamente scendo. Riporto il piede destro, il piede sinistro a terra, caviglia destra sul ginocchio sinistro. E di nuovo, piedi attivi, braccia ai lati del corpo, palmi delle mani rivolti verso l'alto, attivo bene il coccige, salgo verso l'alto, spingo il ginocchio destro verso la terra, tengo la posizione, respiro, respiri profondi, ancora due, ancora uno, e lentamente scendo. Riporto la schiena a terra, lascio andare il braccio destro tra le due gambe e di nuovo intreccio le dita delle mani, cambiando di un dito l'intreccio, e porto le gambe verso il petto. Lentamente sciolgo, riporto i piedi al pavimento, mi lascio cadere sul fianco sinistro e con l'aiuto delle mani piano piano mi risollevo. Collo e testa sono rilassati. Porto la mano sinistra sotto la guancia sinistra, risollevo la testa e mi porto in ginocchio. Ci prepariamo per la posizione del delfino. Quindi afferriamo i nostri bicipiti opposti con le mani, portiamo i gomiti, gli avambracci a terra, i palmi delle mani a terra con le dita bene aperte rivolte in avanti. Rilasso collo e testa, volgo con le spalle e le ascelle, punto i piedi, attivo l'addome e mi sollevo verso l'alto. Tengo la posizione, spingo i talloni verso la terra, respiro. Il collo e la testa sono rilassati, la testa non appoggia a terra. Se me la sento, sollevo la gamba sinistra verso l'alto, spingo il tallone destro verso la terra, il tallone sinistro verso il cielo. Piedi attivi. E riporto il piede sinistro a terra. Sollevo la gamba destra verso l'alto, altrimenti resta nella posizione basica del delfino. Tieni la posizione. Ancora un respiro. E lentamente riporta il piede destro a terra. Lasciamo andare le ginocchia al pavimento e ci solleviamo con il busto. Entriamo ora nella posizione del flash prep. Quindi portiamo l'avambraccio sinistro al pavimento e portiamo la mano destra a terra in linea con il gomito sinistro. Il gomito destro spinge verso l'interno, quindi cerca di non aprirlo verso l'esterno. Rilassa completamente collo e testa, avvolgi con le spalle le ascelle, quindi il gomito destro spinge in dentro, punta i piedi, attiva l'addome e di nuovo ti sollevi verso l'alto. Attiva la pancia, l'ombelico spinge verso la colonna vertebrale. Tengo la posizione, ancora un respiro e lentamente scendo. Cambio lato. Porto l'avambraccio destro a terra,
mano sinistra in linea con il gomito destro. Rilasso collo e testa, avvolgo con le spalle le ascelle, punto i piedi e di nuovo mi sollevo. Spingo i talloni verso la terra, sento il gomito destro che spinge verso l'interno. Respiro. Ancora uno. E di nuovo lentamente scendo. Ginocchia a terra, glutei sui talloni e da qui ci portiamo a sedere. Ci portiamo a sedere a gambe incrociate e di nuovo lavoriamo questa volta con shoulder shrugs, quindi lavoriamo con le nostre spalle. Quindi rilassiamo bene le spalle, lasciamo andare le nostre braccia verso il basso, inspirando espandiamo la parte alta della schiena. Espiriamo, avviciniamo la parte alta delle scapole e portiamo verso il basso. Di nuovo, inspiro, espando. Espiro, avvicino la parte media delle scapole e porto verso il basso. Inspiro, espando. Espiro, gomiti ai lati del busto, palmi delle mani rivolti verso l'alto, stringi bene i gomiti ai lati del busto e stringi bene le scapole tra di loro, portale verso il basso e rilascia. Di nuovo, inspiro, espando la parte alta della schiena, espiro, avvicino la parte alta delle scapole e porto verso il basso. Inspiro, espando. Espiro, avvicino la parte media delle scapole e porto verso il basso. E di nuovo, inspiro, espando, espiro, gomiti ai lati del busto, palmi delle mani rivolti verso l'alto, apri bene le dita delle mani ed espirando lentamente, sciogli. Ci portiamo in piedi, pronti per i nostri saluti al sole. Uniamo bene i piedi tra di loro, apriamo le spalle, le scapole si avvicinano, le mani sono attive con le dita bene aperte. Senti il retro del collo allungarsi verso l'alto, senti l'ombelico che spinge verso la colonna e il coccige spinge in avanti. Inspira, allunga le braccia verso l'alto, unisci palme. Espira, ti inchini, mani ai lati dei piedi, addome verso le cosce. Portiamo la gamba destra dietro, ginocchio, dorso del piede a terra, lancia, solleviamo le braccia verso l'alto. I palmi delle mani si guardano, le spalle avvolgono le ascelle, spingi il coccige in avanti e l'ombelico verso la colonna e ricerca l'allungamento verso l'alto. Chiudi gli occhi per un istante, respira qui. Riportiamo le mani a terra, portiamo dietro la gamba sinistra, panca, e da qui scendiamo con le ginocchia a terra e poi scendiamo con tutto il resto del nostro busto al pavimento. Da qui ci solleviamo nel cobra, sempre con collo e testa rilassati, apri bene le spalle, senti le scapole che si avvicinano, scivolano verso il basso ed espirando di nuovo scendi, punta i piedi, cane che guarda giù. Portiamo il piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, lancia, allungati bene verso l'alto, attiva l'addome, spingi il coccige in avanti, respira e di nuovo riporta le mani a terra. Piede sinistro accanto al piede destro, chiudo e srotolo la colonna con grazia, una vertebra alla volta verso l'alto, distendo le braccia, unisco i palmi, mani al cuore, pausa sacra qui, resta e riparti, inspirati, allunghi verso l'alto, espirati, inchini, mani ai lati dei piedi, addome verso le cosce. Portiamo la gamba sinistra dietro, ginocchio, dorso del piede a terra e di nuovo lunge, braccia verso l'alto, allungati bene. Senti il costato che va verso l'alto, crea spazio. Riporta le mani a terra, porta dietro la gamba destra, panca, stringi bene le caviglie, spalle sopra i polsi, addome forte e di nuovo scendi con le ginocchia e con il resto del busto verso la terra. Inspira, cobra. Collo e testa morbidi, espira, scendi, punta i piedi, cane che guarda giù. Portiamo il piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, di nuovo, lunge, ricerca l'allungamento verso l'alto, chiudi gli occhi, respira qui. Riportiamo le mani al pavimento, piede destro accanto al piede sinistro, chiudi e srotola la colonna vertebrale, una vertebra alla volta verso l'alto, distendi le braccia, unisci i palmi, mani al cuore, pausa sacra e rilascia.
Piega le ginocchia, glutei bassi, braccia verso l'alto, posizione della sedia. Espiro, scendo, mani ai lati dei piedi, addome verso le cosce. Inspiro, allungo la colonna, mantenendo collo e testa morbidi, salto o faccio due passi indietro. Scendo in chaturanga. Inspiro, cane che guarda su o cobra, apro bene le spalle. Ruoto sui piedi, cane che guarda giù. Porto il piede destro tra le mani, piede sinistro a terra di taglio. Mi sollevo nel guerriero 1. Allungo bene il busto verso l'alto, spingo l'ombelico verso la colonna, il coccige in avanti, mani attive. E di nuovo, mani al pavimento. Porto dietro la gamba destra, chaturanga. Cane che guarda su o cobra, sempre con collo rilassato. Cane che guarda giù. Piede sinistro tra le mani, piede destro a terra di taglio e di nuovo guerriero 1. Allungati bene verso l'alto, senti il ginocchio sinistro spingere in fuori, il coccige in avanti. E di nuovo porta le mani al pavimento, porta dietro la gamba sinistra. Chaturanga, cane che guarda su, cane che guarda giù. E la teniamo per qualche respiro. Respiri Ujjayi, piedi paralleli, attiva le gambe, attiva l'addome, avvolgi con le spalle le ascelle, rilassa collo e testa completamente, lascia andare. E da qui portiamo il piede sinistro tra le mani, piede destro a terra di taglio e ci solleviamo nella posizione del guerriero 2 con la variante delle braccia nell'aquila. Quindi aggiustiamo la posizione delle nostre gambe, gamba davanti piegata, il ginocchio sinistro spinge in fuori, il coccige spinge in avanti, l'ombelico verso la colonna e il piede sinistro rivolto a 45 gradi verso l'interno. Porto il braccio destro sopra il braccio sinistro, palmi e le mani a contatto, porto verso l'alto e lontano dal viso gomiti e mani e rilasso il viso sulle braccia. Tengo la posizione, sento tutta la parte superiore che lavora. Ancora un respiro qui ed espirando scendi nella posizione dello struzzo, lasciamo andare le braccia verso terra. Se gli avambracci non toccano terra puoi utilizzare uno o due mattoncini nella misura più giusta per te e appoggiare le braccia sul mattoncino in modo da rilassare la fronte. Il ginocchio sinistro continua a spingere in fuori, quindi attenzione a non chiuderlo all'interno. Ancora un respiro, attivo bene tutto, inspiro e risalgo, sciolgo la posizione, mi porto con il busto rivolto in avanti, porto la mano destra sul fianco destro, mano sinistra a terra davanti al piede con il palmo della mano a terra, se non arrivo a terra utilizzo il mattoncino, quindi mano destra sul fianco destro, sollevo la gamba destra, collo e testa morbidi e rilassati, apro bene l'anca destra, la spalla destra e se me la sento distendo il braccio destro verso l'alto. Tengo la posizione, respiro, ancora un respiro qui ed espirando scendo con entrambe le mani a terra. Se non arrivo con le mani a terra utilizzo i mattoncini. Le mani vogliono andare ai lati del piede sinistro, da qui ricerco l'allungamento, la chiusura verso la gamba sinistra e distendo la gamba destra verso l'alto, vertical split. Chiudo i gomiti verso l'interno, ancora un respiro e lentamente sciolgo, lascio andare il piede destro dietro, porto dietro anche il piede sinistro, cane che guarda giù. Rilasso il collo, la testa, la pancia è attiva, sguardo tra le mani, porto il piede destro tra le mani, piede sinistro a terra di taglio e di nuovo mi sollevo, posizione del guerriero 2, porto il braccio sinistro sopra il braccio destro, posizione dell'aquila con le braccia, porto verso l'alto e lontano dal viso gomiti e mani e rilasso il viso sulle braccia. Tengo la posizione, continuo a spingere il ginocchio destro in fuori, il coccige in avanti. Ancora un respiro ed espirando scendi nella posizione dello struzzo. Utilizza il mattoncino se ne hai la necessità
Lascia andare gli avambracci a terra e rilassa completamente collo e testa. Respira. Tieni la posizione. Lascia andare tutte le tensioni. E da qui lentamente ti risollevi, ti prepari di nuovo per la posizione della mezzaluna. Quindi portiamo la mano destra a terra. Se non puoi arrivare a terra con la mano completamente a terra, utilizza il mattoncino. Se vuoi, puoi portare un pugno sul mattoncino. Mano sinistra sul fianco sinistro, sollevo la gamba destra, apro bene la gamba sinistra, apro bene l'anca, la spalla, rilasso il collo, rilasso la testa e distendo poi il braccio sinistro verso l'alto e tengo la posizione. Respiro. Espirando scendo, lascio andare tutte e due le mani a terra ai lati del piede destro e ricerco la chiusura del busto verso la gamba. Voglio distendere la gamba sinistra verso l'alto. Sento il tallone sinistro che spinge verso il cielo. Ed espirando riporto il piede sinistro, il piede destro indietro, cane che guarda giù. Portiamo ora il piede sinistro tra le mani, piede destro a terra di taglio e ci solleviamo nella posizione del guerriero 2. Extended Warrior Variation, avambraccio sinistro sulla coscia sinistra, palmo della mano rivolto verso l'alto, dita bene aperte, mano destra sul sacro o vai ad afferrare la coscia sinistra. Rilassa completamente collo e testa e tieni la posizione. Respira. Lentamente lascia la presa, inspira, ti risollevi, espira, scendi con il braccio all'interno della gamba. Il braccio passa sotto, afferra le dita della mano dietro, utilizza una cintura se non puoi afferrare le dita della mano. Apri bene la spalla destra, rilassa di nuovo collo e testa e tieni la posizione. Da qui sguardo in avanti. Porto il piede destro accanto al piede sinistro ed entro nella mezza posizione dell'uccello del paradiso, quindi sollevo piano piano la gamba a sinistra. Se è troppo intenso per te, semplicemente ti sollevi e porta le mani sotto il ginocchio, oppure puoi utilizzare la cintura. Espirando lentamente scendi, riporta il piede sinistro al pavimento, portiamo indietro la gamba destra, sciogliamo la posizione delle braccia, riportiamo la nostra mano sinistra a terra, se è troppo intenso mano sul mattoncino, sollevo la gamba destra, piego la gamba destra, afferro la caviglia, rilasso collo e testa, posizione del quarto di luna e tengo la posizione, respiro. Lascio la presa, lascio andare il piede destro a terra, mani al pavimento, porto dietro la gamba sinistra, cane che guarda giù, tieni la posizione, entra nel turbo dog se te la senti, piegando le braccia con i gomiti a circa 3 cm da terra. Distendi le braccia, porta il piede destro tra le mani, piede sinistro a terra di taglio. Distendi di nuovo, guerriero 2, extended warrior variation, avambraccio destro sulla coscia destra, mano sinistra sul sacro o vai ad afferrare la coscia destra. Apri bene la spalla, rilassa collo e testa, mano bene aperta, tieni la posizione, spingi il coccige in avanti. Respira. Inspira di nuovo, risali. E scendi, braccio destro all'interno e sotto la gamba destra, afferra le dita della mano dietro oppure la cintura, rilassa collo e testa, apri bene la spalla sinistra verso l'alto e indietro, sguardo in avanti, piede sinistro accanto al piede destro e da qui piano piano sali con la gamba destra verso l'alto e tieni. Riportiamo il piede destro a terra. Piede sinistro torna indietro,
sciolgo la posizione, porto la mano destra al pavimento, sollevo la gamba a sinistra e afferro la caviglia con la mano, rilasso collo e testa e apro bene l'anca e la spalla verso l'alto. Rilascio la presa, porto le mani al pavimento, porto dietro la gamba destra, cane che guarda giù di nuovo. Tieni la posizione, respira. Portiamo il nostro piede sinistro tra le mani, il piede destro a terra di taglio. Di nuovo ci solleviamo, distendiamo la gamba davanti, allunghiamo le braccia ed espirando ci portiamo nella posizione della piramide. Ci allunghiamo, lasciamo andare le mani a terra, se non arriviamo a terra utilizziamo i mattoncini e da qui ci allineiamo e scendiamo nella posizione. Respiriamo. E allunghiamo bene il retro della gamba a sinistra. Inspira, ti risollevi, ti allunghi, ti stendi le braccia. Entriamo nella posizione del triangolo in torsione. Portiamo la mano sinistra sul fianco sinistro e con la mano destra andiamo o a terra all'esterno del piede sinistro oppure sul mattoncino all'interno del piede o sul mattoncino all'esterno del piede. Scegli la variante più giusta per te, ruota bene il busto, rilassa collo e testa e poi distendi il braccio sinistro verso l'alto. Tieni la posizione, respira qui. Senti la spalla sinistra che si apre, che spinge indietro. Ed espirando lentamente scendo, porto la mano destra in avanti, sollevo la gamba sinistra, mano sinistra, mano destra sul mattoncino e allungo il braccio sinistro verso l'alto. Apro bene, rilasso collo e testa, tengo la posizione, respiro. Ed espirando lentamente sciolgo, riporto le mani a terra, piede destro, piede sinistro indietro, chaturanga, cane che guarda su, cane che guarda giù. Portiamo il nostro piede destro tra le mani, piede sinistro a terra di taglio e ci solleviamo nella posizione della piramide. Ci allunghiamo bene ed espirando scendiamo e ricerchiamo l'allungamento. Respiriamo, allunghiamo bene la colonna. Senti quanto spazio puoi creare grazie al respiro. Attiviamo bene tutto, inspiriamo di nuovo, ci risolleviamo e ci prepariamo per il triangolo in torsione. Mano destra sul fianco destro, mano sinistra scivola sulla gamba, all'interno o all'esterno del piede o sul mattoncino. Apro bene il busto verso l'alto, distendo il braccio destro e rilasso collo e testa. Tengo la posizione, respiro. E di nuovo torno con le mani al pavimento, porto la mano sinistra a terra o sul mattoncino. Da qui sollevo la gamba sinistra e mi apro con il braccio destro verso l'alto, ricercando la posizione della mezzaluna in torsione. Rilassa collo e testa, tieni la posizione, respira e lentamente scendi. Lascia andare tutte e due le mani a terra, porta indietro la gamba sinistra, porta indietro la gamba destra, cane che guarda giù. Ed espirando lentamente scendi, porta le ginocchia, l'addome, la fronte a terra, mani sotto le spalle, inspira, cobra, collo e testa morbidi, tieni la posizione, chiudi bene i gomiti verso l'interno, e da qui lentamente scendi, punta i piedi e ti porti in ginocchio. Ci sediamo con i glutei a terra e ci prepariamo per una torsione spinale. Distendiamo la nostra gamba destra in avanti e portiamo il piede sinistro oltre la gamba destra.
piede destro a martello con le dita bene aperte, porto dietro il braccio sinistro, allungo il braccio destro verso l'alto ed espirando entro in torsione. Rimango con il mento in linea con il centro del petto, quindi non ruoto la testa oltre la spalla sinistra. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, ricerco una maggiore torsione. E lentamente sciolgo, torno al centro, ripeto dall'altro lato, gamba sinistra distesa, piede destro oltre il ginocchio sinistro, braccio destro dietro, inspira, ti allunghi verso l'alto, espira, entra in torsione. Allunga bene la colonna, apri la spalla destra, mento in linea con il centro del petto, respiriamo. E lentamente lasciamo andare, torniamo al centro, incrociamo le nostre gambe, lasciamo andare la mano destra al pavimento, allunghiamo il braccio sinistro oltre la testa e rilassiamo collo e testa. Sentiamo tutto il lato sinistro che si allunga. Lasciamo andare il braccio sinistro verso la terra, polpastrelli che puntano verso il pavimento ma non arrivano a terra. Lascio andare la mano sinistra a terra e con la mano destra vado sulla guancia e allungo ancora meglio il collo. Lascio andare il mento verso il basso, porto entrambe le mani a terra, abbiamo su i polpastrelli a terra, allunghiamo bene il retro del collo, il mento va verso la fossetta clavicolare. E lentamente lascio andare la mano sinistra a terra, allungo il braccio destro oltre la testa, rilasso collo e testa. Avvolgo con la spalla l'ascella, attivo la mano, distendo ora il braccio, portando i polpastrelli verso la terra, senza toccare terra, sento tutto il lato destro del collo, del trapezio, che lavorano, che si allungano, e lentamente lascio andare la mano destra a terra, mano sinistra si appoggia sulla guancia e allungo ancora meglio. Rilascio, porto il mento verso il basso, polpastrelli di entrambe le mani a terra, lungo il retro del collo. E lentamente sciolgo. Porto una mano sotto la fronte, mi sollevo la testa e ci sdraiamo con il corpo in Shavasana per il rilassamento finale. Quindi lascia andare la tua schiena verso la terra. Copri il tuo corpo se pensi di poter aver freddo. Vi regalerò un po' di musica dal vivo durante questo Shavasana. Quindi preparati ad ascoltare con il cuore, con il corpo e con la mente. Lascia andare il tuo corpo verso la terra, rilassa completamente. Chiudi gli occhi e resta.
Fai ora un'inspirazione profonda ed espirando muovi le dita dei piedi, delle mani, ruota le caviglie, i polsi, la testa da un lato e dall'altro, la riporti al centro ed inspirando unisci le gambe, porta le braccia oltre la testa, tira bene tutto il tuo corpo ed espirando rilassa. Porta le ginocchia al petto, le abbracci, ti lasci cadere sul fianco sinistro. E senza usare i muscoli del collo, con l'aiuto delle braccia, ti risollevi. Porta la mano sinistra sotto la guancia sinistra e risolleva la testa. Trova una posizione seduta, comoda, con la schiena dritta, i palmi delle mani uniti al centro del petto. Fai un'inspirazione profonda ed espirando ritrova quel punto del corpo che all'inizio faceva fatica a risvegliarsi. Prova a percepirne i cambiamenti. Fai ora un'inspirazione profonda ed espirando senti quanto spazio hai creato. Fai ora un'inspirazione profonda ed espirando porta gratitudine all'interno del tuo corpo per il lavoro che hai fatto. Namaste, quello che è sacro in me saluta quello che è sacro in te. Hau. Grazie per aver praticato con me, ti aspetto per la prossima pratica.